Ciao, io sono Filippo. Tutti mi conoscono come tutti. I miei amici mi chiamano Pippo. In realtà anche non i miei amici, spesso mi si chiama Pippo. Svapo da 8 anni, non sempre con questa, anche se vedete che è bella rovinata. Sono un vapor leggermente atipico perché ho svapato per molto tempo, molto molto tempo, con dei sistemi che noi oggi chiamiamo entry level, salvo poi un giorno scoprire o realizzare che esiste un altro tipo di svapo, che è appunto uno svapo più evoluto, fatto con sistemi di altro genere, cose che non sempre sono riservate, anzi direi cose che non sono riservate al grandissimo pubblico, sono riservate a una nicchia di persone che si appassionano e che quindi vivono questa cosa come, oltre a un palliativo al posto della sigaretta, la vivono anche come una passione. Solo pochi anni fa, ripeto, ho scoperto che esiste questo sistema evoluto di svapare. Resto un vapor atipico anche perché io, probabilmente come pochi di voi, non ho smesso per una questione di salute. Non ho smesso per una questione di salute perché io sono l'uomo più lontano che vi possa venire in mente al concetto di salutismo. Io sto dicendo quello che sono. Sono un fatalista, quindi resto dell'idea che succede quello che deve succederci, esiste un nostro destino che noi possiamo leggermente modificare, appunto, facendo delle scelte. Ma se qualcuno ha deciso per noi, perché non ne voglio fare una questione di religione, un destino di un certo tipo, quel destino di un certo tipo noi lo potremo leggermente modificare, ma la realtà è che secondo me la nostra strada in parte è ben scritta. Se siamo destinati ad avere delle malattie, probabilmente le avremo in qualsiasi modo. Certo è che possiamo fare in modo che questo destino, per esempio, possa essere allungato nella fattispecie. Facciamo finta che uno nasce con il proprio destino nel quale ha 45 anni, gli deve venire un tumore ai polmoni perché fuma. Magari se smette di fumare, invece di venire a 45, magari gli può venire a 55, o magari può modificare il proprio destino cambiando le proprie abitudini, e quindi per esempio svapando. Vi devo parlare in questi termini perché io ho il grosso difetto di aver bisogno di... Io ho un rapporto profondo con la mia coerenza. Non riesco a non essere coerente, ripeto, con me stesso. E quindi quello che sto cercando di dirvi è questo: tra l'altro questa cosa ora ci sto ragionando, probabilmente per quello che mi incazzo così tanto quando esce la storia, quando si fanno i video, oppure magari quando parlo di qualcosa, eccetera, le marchette. Guardate, io le marchette, proprio per quella questione della coerenza, non sono capace di farle veramente, neanche per le cose che per le quali vengo pagato, nel senso che se una cosa che vendo per proprio economia, ok, mi piace, cercherò di... se non mi piace, cercherò di spiegare magari quali possono essere delle caratteristiche
un po' peculiari, ma la verità è che non sarà mai comunque coinvolgente se non ci credo davvero, perché sono fatto così, perché ho bisogno di, io ho già fatico a dormire, se dovessi non riuscire a dormire anche perché sono in debito con me stesso, non riuscirei a farlo. Chiusa parentesi, scusate. Io non sono capace, non posso dirvi che la mia vita è cambiata dal giorno alla notte, da quando svapo, non ve lo posso dire. Io non riesco a dirvi che la sigaretta elettronica è la soluzione a tutti i mali, non riesco a dirvelo. Io da quando svapo sono ingrassato quasi 30 kg, o forse anche di più, non lo so, perché non mi peso più da tantissimo tempo, e non è legato al fatto che svapo, è legato probabilmente al fatto che casualmente, da quando svapo io ho cambiato attività, ho cambiato lavoro, attività, ho modificato la mia cosa e di conseguenza, però stupidamente dovrei dirvi, io da quando svapo, cazzo, sono ingrassato 30 kg. Mi raccomando, non significa che svapare significa che si ingrassa, va bene? Oh. Però io non posso dirvi la sigaretta elettronica è la soluzione a tutti i mali, a tutte le cose, che è quello che tutti quanti cercano di fare come contrasto a tutta questa lotta. In realtà noi facciamo la stessa cosa che fanno loro. Loro portano l'acqua al loro mulino, noi portiamo l'acqua al nostro mulino. Loro fanno le marchette per il loro mulino, noi facciamo le marchette per il nostro mulino. Ecco, la mia coerenza, ancora una volta, è quella di dirvi questo. Ragazzi, sicuramente, allora, non aspettatevi che ci sia nessuno che possa dire che la sigaretta elettronica sia salutare. Nessuno, neanche il professor Veronesi. Il professor Veronesi ha detto: non demonizziamo la sigaretta elettronica perché, siccome sembra tanto che possa fare molto meno male della sigaretta normale, se la demonizziamo non la studiamo più, e se non la studiamo più non sapremo mai se veramente fa male o non fa male. Io vorrei arrivare fino in fondo, spero di, non ho intenzione di far lungo sta cosa, eccetera. Questo che sto dicendo non significa che sto dicendo che la sigaretta elettronica fa male. Significa semplicemente che la sigaretta elettronica apparentemente, decisamente, fa molto meno male della sigaretta normale. Ma sul lungo tempo ancora non lo sappiamo. Dopodiché, se ci incazziamo perché dicono che la gente che svapa c'ha l'acqua nei polmoni, ora tutti noi che svapiamo, e più di qualcuno svapa anche discreti ml di liquido al giorno, ok, siamo tutti vivi e vegeti, e nessuno vive con uno snorkel, una cosa, nessuno è annegato, ok, per autoannegamento, quindi è oggettivamente una cazzata. Esattamente come siamo assolutamente sicuri al 1000% che qui dentro, non essendoci la combustione, sicuramente non abbiamo i problemi che la combustione produce. Però ragazzi, PG e VG e gli aromi che siamo abituati a mangiare, noi li mangiamo, non è che li svapiamo. E se proprio vogliamo dirlo, ci sono fior fior di prodotti anche naturali che producono dei danni al corpo. Magari il nostro corpo si è abituato, il nostro corpo ha cominciato ad assimilare
la tossina che c'è all'interno della patata. Tra l'altro sarebbe un problema non poter mangiare la patata, comunque questo è un altro discorso. Adesso non voglio fare, perché questa è una... Però ragazzi, se fra 20 anni sta roba scopriremo che in effetti produce una patina nei polmoni, non lo sappiamo, non lo possiamo ancora sapere, e non aspettatevi che qualcuno, le Iene, il ministero delle Iene, non volevo neanche nominarlo, il ministero della delle finanze, l'OMS, dica no no è tutto a posto, perché non lo sanno. Non si prenderanno mai il rischio di investire su ste cose e di dire che funzionano, se poi capite anche che magari sotto sotto ci sta qualcosa, ci stanno delle spinte da parte di aziende super importanti. Lo capite che è inutile che facciamo, ed è inutile che noi continuiamo a fare da eco a tutte ste cose. La fanno già da soli, è inutile che... Cazzo, sono giorni che ci sono solo post di questa cosa, e mi dispiace, io... Mi dispiace, la penso in maniera diversa, io continuerò a rispettare Danilino e Ivan. Ivan, quasi mi sento di un minimo Ivan Z a chiamarlo amico, però non sono d'accordo. Non è che siccome succede che c'è questo attacco il mondo dello svapo lo dobbiamo bloccare, no, è il contrario. Non ce le abbiamo le armi per combatterli. Hanno delle armi più forti delle nostre. Le nostre armi sono quelle di continuare a divulgare la nostra passione, non di continuare a divulgare lamentele su lamentele su lamentele. Io il tempo, mi dispiace un casino, il tempo di fare un video stupendo, analitico, meraviglioso come ha fatto Danilino, non ce l'ho. Andate a vedervelo, video Danilino. Noi in questo canale, io in questo canale, dico io perché non l'ho neanche proposto, non l'ho condiviso solo perché quel video è stupendo, ma dal momento in cui dici blocchiamo tutto il mondo dello svapo e parliamo solo del coso, hai perso. Noi dobbiamo solo andare avanti con la nostra passione, noi dobbiamo solo andare avanti con le nostre esperienze, noi dobbiamo solo andare avanti dicendo che stiamo meglio, che non è vero che ma guardate che buono che è questo, eccetera. Dopodiché, cosa vi aspettate che possa fare Trump in una nazione che non c'entra un cazzo con l'Italia, in cui tutto quello che diventa virgolette di moda diventa super virale? È evidente che cercherà di chiudere delle cose, eccetera, ma questo ragionate su con la vostra testolina, ragazzi. Ed è proprio per questo uno dei motivi per cui non mi va di divulgare così tanto, perché poi purtroppo chi non ragiona con la propria testolina non riesce a fare uno più uno. Il coso delle Iene, il servizio delle Iene, cioè, ma non lamentiamoci neanche del servizio delle Iene. Almeno il servizio delle Iene ha messo lì qualche dubbio. Mia mamma, visto che qualcuno, che è un'altra che mi ha chiesto, come la mamma appunto di Danielino, ma non ce l'ho con Danielino, sto facendo riferimento semplicemente a un video, andate a vederlo, per me è uno dei video più belli della storia dello svapo. Ma fino a un certo punto il mondo dello svapo, se facciamo quello che ha detto Danilino, cioè blocchiamo tutto, hanno vinto loro. Mi dispiace, io penso che abbiano vinto loro. Noi dobbiamo invece andare avanti con il fatto che continuiamo a star bene, è inutile che continuiamo a
si chiama la legge dell'elefante. C'era ci sono illustri come si chiamano, illustri comunicatori che parlano di questa cosa. Se tu parli con una persona e dici guarda, parliamo, io e te parliamo, però non pensare all'elefante, parliamo di quello che vuoi, ma non pensare all'elefante, parliamo di tutto quello che vuoi, l'importante è che non pensi a un elefante. Quella persona che ha davanti, continuerà a pensare a quel cazzo di elefante, potrà parlare di quello che vuoi, ma penserà al cazzo di elefante. Se noi continuiamo a parlare di elefante, la gente continuerà a parlare di elefante. No, noi parliamo di svapo, noi parliamo di quello che fa bene dello svapo. Noi parliamo, è inutile che continuiamo a dire ma questi stronzi dicono, questi stronzi fanno il loro mestiere. Ma non è difficile capirlo, ragazzi, non è difficile capirlo. Noi dobbiamo andare avanti con la nostra, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, non possiamo seguirli sulla loro di strada, perché abbiamo perso. Sono molto più forti di noi, ma molto più forti di noi, ragazzi, ma in maniera, ma proprio, ma tanto più forti di noi. Spero di vedere Ivan in fiera, da linea, non è che, però Ivan, cioè, nel senso che generalmente, sì, insomma, però normalmente non è che mi parli granché, no? Sto simpatico, va benissimo, a me lui sta molto simpatico. Siccome invece con Ivan ho scambiato molto spesso questa cosa gliela voglio dire, siccome a me non va di scrivere in privato cose eccetera, quando lo vedo mi piacerebbe parlare con lui. Io non riesco ad essere disfattista, io voglio essere propositivo, e per essere propositivi significa continuare a parlare di cosa fa bene, non rispondere a no, non fa male, no, io voglio parlare di cosa fa bene, io voglio parlare di quello che è il bello del mondo dello svapo, non rispondere dovendo obiettare a quello che è il brutto del mondo dello svapo. Mi dispiace ragazzi, scusatemi, un video come questo probabilmente a voi non sarà accettato. Se avete visto fino in fondo, io vi esorto a fare un video in cui potrete dire la vostra, di quella che è la vostra esperienza di svapo. Io sicuramente non tossisco più come prima, non mi sveglio più come prima con un cerchio alla testa, e se mi sveglio col cerchio alla testa è semplicemente perché io dormo di merda, purtroppo. Ma prima mi svegliavo con il cerchio alla testa, con i topi morti in bocca, e quello dipende dal fatto che mangio merda, ma può essere, vabbè, non importa, scherzo. Io sicuramente sto meglio da quando svapo, mi sento sicuramente di aver più fiato. Purtroppo quando fumavo correvo anche discretamente a lungo, adesso non corro più, quindi in realtà il fiato io non lo sento di più, ma non c'entra con la sigaretta elettronica. Parliamo di quelle che sono le nostre esperienze belle, non parliamo di quelle che sono le nostre, non rispondiamo, ripeto, alle rogne degli altri. Non serve a un cazzo, serve solo a far leggere a mia madre che io mi devo giustificare. Excusatio non petita, chiedo scusa, in questo momento mi scappa il detto. Cioè, una scusa non richiesta normalmente è dimostrazione della propria colpa. Quindi io non voglio rispondere, io non voglio, noi nel gruppo non vogliamo dare aria, non vogliamo dare vento, non vogliamo dare forza a quel tipo di informazione. Parliamo di cose positive. Di quali sono le cose positive? Sono quello che viviamo noi. Dopodiché prendiamo atto tutti noi che questo è un vizio che ha sostituito il vizio del fumo. Probabilmente 99,9% è il 95% meno dannoso rispetto alla sigaretta elettronica. Ma
è un vizio. E se ce lo tassano, per esempio, così, è un vizio, cazzo! È un vizio, non, mi spiace, non riesco a vederla. Scusami, scusatemi. Può non essere un vizio per chi si compra il Nautilus, una Pico, e dopodiché svapa per tutta la vita MRT. Scusate, dico MRT perché questa è una marchetta. Ma no, ho detto svapa West, svapa come si chiama, Malbi, svapa First Peak, svapa Booms, svapa, ok, stavo scherzando, era uno scherzo, va bene, boh. Quello probabilmente è un pagliattino, una cosa sostitutiva della sigaretta, ma noi va per ricercati, cioè è un vizio, ragazzi, è un vizio. E non hanno torto quando dicono che ma chi passa la sigaretta elettronica non è mica detto che smetta. Hanno ragione. Perché ci incazziamo se dicono cose che hanno ragione? Ci comportiamo nella stessa maniera in cui si comportano loro. Chi passa la sigaretta elettronica molto spesso non è vero che smette di fumare. Semplicemente non fuma più fumo e svapa a vapore. È passato da un vizio a un altro. Prendiamo atto. Cazzo, prendiamo atto, abbiamo il coraggio di prendere atto. Porca troia. No, altri siamo. No, noi siamo i santi. Ci comportiamo nella stessa maniera, ripeto. Noi tiriamo l'acqua al nostro mulino, loro tirano l'acqua al loro di mulino. Il loro di mulino viene sicuramente da delle spinte, eccetera, ragazzi. Qualcuno di voi maturo se lo ricorda qualche anno fa quando è venuto fuori, ma non è mica tanto, sapete, quando è venuto fuori che c'è una notissima catena di supermercati tedesca che dentro agli hamburger hanno trovato della carne, se non mi ricordo male, era della carne di cavallo, se non mi ricordo male, che non era specificata nella descrizione. Sarebbe dovuto uscire l'inferno, in realtà la notizia è uscita, dopodiché si è spenta. Perché si è spenta? Semplicemente perché quella grande catena di supermercati ha semplicemente detto ai canali informativi: cari miei signori, se mi fate tutta sta cosa, io smetto di fare pubblicità, e la cosa è sparita. Siccome, e non è un attacco ai tedeschi, siccome esiste una grandissima marca di macchine sempre tedesche, purtroppo, che 2 anni fa, 3 anni fa ha avuto un gravissimo problema al motore, eccetera. Vi siete accorti per quanto è durato lo sconcerto? Per niente! Per niente! Eppure quella doveva essere una cosa che per un'azienda che non ha così tanti interessi commerciali avrebbe dovuto esplodere quell'azienda. Guardate che non è un attacco né ai supermercati, io vi sto solo facendo degli esempi per farvi ragionare. Cribio! Cribio! Perché non è uscito, scusatemi, perché è uscita la cosa esplosiva di questo casino e dopodiché nel giro di una settimana non ne ha parlato più? Ma che? Nel giro di 3 giorni non ne ha più parlato nessuno? Perché se i signori della macchina del popolo smettono di fare la pubblicità sui giornali, sulle televisioni, su internet, eccetera, avete un'idea di quanti soldi, quanti cazzo di soldi perdono questi? Cosa vi aspettate? Cos'è che vi aspettate? E non è un caso che le Iene ieri sera, lunedì sera, abbiano fatto un servizio che è leggermente borderline, in cui intanto è stato detto che dipende dai cosi, è stato detto, ma come pensate che possa prendersi la responsabilità una Iena o chiunque esso sia, che magari non è un vaper, che non conosce il santone? Ha detto una cosa giustissima. Il santone ha detto una cosa giustissima, Matteo.
ha detto una cosa giustissima: dovrebbero contattare me, dovrebbero probabilmente contattare Danielino, dovrebbero, me inteso il Santone, dovrebbero contattare Danielino, dovrebbero contattare Ivan, dovrebbero contattare dei super esperti di svapo, dovrebbero contattare Allen, il Conte, dovrebbero contattare gente super esperta di vaping, ma non lo faranno mai, perché non possono trovarsi di fronte qualcuno che ha delle carte, virgolette, oggettive per rispondergli. Perché siccome le carte oggettive sono troppo brevi, non si potranno mai prendere la responsabilità di dire sì sì, svapate. Per sapere veramente cosa fa sta roba all'interno del nostro corpo, per sapere veramente cosa fa sta roba all'interno del nostro corpo, ci manca del tempo, ci manca del tempo, e ce ne manca diverso anche di tempo. Non aspettatevi che nessuno mai dirà veramente fino in fondo. E quei medici che sono disposti, il professor Polosa, complimenti, complimenti, bisogna veramente avere i coglioni, bisogna veramente crederci in maniera profonda, e io li invidio. Ma non aspettatevi, se vi trovate di fronte 100, come si chiamano, 100 medici, non aspettatevi che 90 dicano sì sì, svapate. Ce ne saranno 50 che dicono beh, in effetti, non essendoci la combustione, 99,9% dovrebbe fare meno male. Poi in realtà magari svapare PG e VG alla lunga, che cazzo ne so, magari buca i polmoni, non lo so. Un professore difficilmente si prenderà la briga di dire sì sì, svapate, eccetera. La legge dell'Inghilterra che presidio medico, eccetera, ragazzi, io non la conosco, non la conosco, quindi non ne voglio parlare. Sì, è vero, ma magari ci saranno delle cose previste per... Noi ce la prendiamo con tutta sta cosa dell'America, eccetera, senza sapere qual è la legislazione dell'America, invece un po' in America la prendiamo, poi ce la portiamo qua e i nostri, e ci lamentiamo del fatto che i nostri giornalisti, non conoscendo la regolamentazione che c'è in Italia per i liquidi da svapo, ok? Ce la prendiamo perché dicono delle stronzate, e noi... Io non lo so, non la conosco. Io non voglio dire stronzate di quello che succede in Inghilterra. Quale sia il modo in cui in Inghilterra hanno passato il... Oppure, se è una scelta semplicemente, io preferisco avere milioni di svapatori piuttosto che milioni di fumatori, va bene, è una scelta loro. Ma se l'Italia sceglie di non fare né fumare né svapare, è una scelta dell'Italia, è una scelta della Polonia, è una scelta... Ma... Cioè, voglio dire, è vapore. È vapore. Noi non abbiamo passato 100 anni della nostra vita ad aspirare vapore. Adesso noi sono 10 anni che diversi di noi svapano, fumano questa roba qua. E noi lo sappiamo se fa bene. Non lo sappiamo, anzi... Veramente, a lungo termine, non lo sappiamo quanto male fa. Non lo sappiamo. Tutti noi sappiamo che giorno dopo giorno, soprattutto chi fumava tanto, ok? Giorno dopo giorno è stato meglio su alcune, su diverse situazioni oggettive legate al proprio corpo, ma cose che noi percepiamo tutti i giorni. Ripeto, il fiato corto, il mal di testa, la bocca di merda, ok? Queste cose sono oggettive, nessuno discute questo, è chiaro che si sta meglio, quindi diciamo spesso fa il 95% meno male rispetto a... Però magari quel 5%... Cioè c'è un po' di pericolo, voglio dire, avete capito? Secondo me c'è un po' di pericolo. Ma c'è un po' di pericolo anche a guidare per la strada. Io sono in autostrada, voglio dire.
e non venite a dirmi della macchina, eccetera, sto guardando la strada, sto parlando guardando la strada, sto parlando al viva voce al telefono, per cortesia. Ho guardato lo schermo una volta, che sarebbe come guardare il navigatore. Per favore, l'ho messo là al telefono apposta proprio perché continuasse a guardare la strada. E non ho fatto live questa cosa proprio perché non volevo guardare, rispondere alle domande, eccetera, eccetera. Nella vita tutto può essere, virgolette, un po' pericoloso. Respiriamo porcherie tutti i giorni. Però voglio dire, esiste anche una percentuale, cioè la sigaretta fa male per la combustione, per la cosa, eccetera. Magari questa, fra 10 anni, scopriremo che fa male per un'altra cosa. Aspettiamoci che domani mattina qualcuno venga a dire: ma la sigaretta, portiamo noi le nostre esperienze. Quindi vi esorto a fare dei mini video non così lunghi, perché io qua ho cercato anche di spiegarvi, ho cercato di dirvi qual è la mia idea. Vabbè, in effetti il gruppo è nostro e quindi magari io me lo permetto, va bene? Non lo so, vi chiedo scusa, d'altronde la posizione di amministratore in effetti mi consente di fare un video fatto così, tra l'altro di 30 minuti, che probabilmente non vedrete mai, che a dire il vero, così come l'ho pensato, era pensato solo per Facebook, invece probabilmente lo metterò anche su YouTube. Informatevi più che potete, se avete tempo informatevi e comunicate fra amici, fra di voi, fra di noi, quali sono le cose che avete trovato, quali sono. Ma non parliamo solo di quello, andiamo avanti, il mondo deve andare avanti, il mondo dello svapo deve andare avanti. Se ci fermiamo a no a questo gioco al massacro non ci sto, così sembra che sto facendo, vabbè, no a questo gioco al massacro non ci sto, non abbiamo perso. Noi portiamo avanti la nostra battaglia, non andiamo a combattere la loro, perché nel loro campo sono molto più forti di noi, ragazzi, ma tanto più forti di noi, tanto, per soldi, per influenza, per tante cose. Ciao ragazzi, ciao a tutti.